Buonasera e benvenuti a una nuova puntata di Tutto Motori, l'ultima puntata dell'anno, puntata girata a giugno per chiudere la stagione. Torniamo a trovare degli amici che conosciamo molto bene, torniamo a trovare gli amici del gruppo Carmeli, ma siamo in una sede completamente diversa e intanto abbiamo la persona per cui si chiama gruppo Carmeli, tra l'altro. Buonasera Paolo. Grazie Jacopo, buonasera a te. È un piacere essere qui e io già ti chiedo, visto che siamo a Coccaglio, possiamo dire che ci troviamo a Coccaglio, dove trovate sia la concessionaria Carmeli sia l'outlet del gruppo Carmeli, la domanda che ti voglio fare è: come mai ci troviamo a Coccaglio, Paolo? Vorrei partire proprio dalla posizione. Ci troviamo a Coccaglio perché qua è iniziata tutta la nostra avventura. Qui mio padre nel 1977 costituisce la sua piccola società che si chiama Autocaravan, inizia a vendere qualche camper, per questo il nome appunto Autocaravan, e dopo un anno e mezzo di attività gli viene proposto la possibilità di avere il mandato Renault su questo territorio, sul territorio di Coccaglio e paesi limitrofi. Arriva questo mandato e si inizia l'attività di concessionari d'automobili. Quindi qua nasce veramente tutto e l'inizio di quello che oggi è diventato gruppo. E la concessionaria, la posizione è la stessa, è la posizione originale. La posizione della è originale, autocaravan, con diversi facelift, diciamo, chiaro, però assolutamente questa è la sede originale, da dove è iniziato tutto. Siete partiti dai camper con tuo papà, e ti chiedo poi quando è che è arrivato il tuo ingresso nell'azienda, cioè cos'è cambiato poi nell'arco? Perché poi mi immagino che piano piano, come è successo tantissime volte, è una passione e una tipologia di lavoro che soprattutto negli anni 70-80 ha richiesto grandissima passione nell'entrare in questo mondo che in Italia era sostanzialmente sconosciuto e si è tramandato nelle varie generazioni familiari. Per cui immagino che sei stato obbligato, ti hanno incatenato convinto. C'era assolutamente una grande passione, poi come tanti uomini, insomma, la passione per l'auto era grandissima, anche se l'attività non era guidare le automobili, ma era bisognava venderle queste automobili. Quindi si parte con proprio la visione di tutte quelle che sono le attività all'interno di una concessionaria e poi si inizia a fare un po' più la parte imprenditoriale dopo qualche anno. La svolta è stata un po' nel 2003, quando mio padre si è, diciamo, messo da parte e mi ha chiesto: Paolo, vai avanti tu, è il tuo momento. E da lì abbiamo iniziato poi a cercare di costruire con tutta la squadra qualcosa di nuovo. Salti importanti sono stati nel 2007 l'avvento di Dacia, l'avvento del brand Mercedes nella parte service e poi quello che rappresenta un po' il mio fiore all'occhiello, insomma, quello di cui sono molto orgoglioso, che è appunto questo outlet multimarca. Nasce proprio in quegli anni 2007-2008, nasce perché i nostri clienti ci chiedevano: ma possiamo avere un prodotto alternativo a Renault e al nuovo, sostanzialmente alla macchina nuova, e da lì iniziamo a comprare qualche vettura. Però è un segnale importante, perché vuol dire che i clienti sono venuti e hanno detto: io mi trovo molto bene con te Paolo, però ne hai venduto già 15 Renault nella mia famiglia, ogni tanto vorremmo anche magari avere una linea diversa, qualcosa di diverso, esatto. Penso sia nato un po' da quell'esigenza, da un'esigenza di questo tipo ed anche da un feedback positivo da parte del cliente. Assolutamente, poi da lì effettivamente abbiamo iniziato con le prime vetture, i clienti erano contenti, riuscivamo a gestire da tutti i punti di vista, quindi una bisarca, due bisarche, tre bisarche, e piano piano è diventato un vero e proprio Come business. Siamo passati da tre bisarche a 10.000 metri, di cui 5.000 e oggi infatti, parlando di numeri infatti, veramente grossi. Atterriamo qui con una sede dedicata a questo mondo dell'outlet multimarca e un 2019 che è l'anno pre-Covid con quasi 5.000 automobili vendute ai nostri clienti, che non sono più ovviamente solo i clienti locali, ma grazie all'evento web, all'arrivo del web, sostanzialmente ci ha permesso, diciamo così, di allargare un po' la nostra. Anche perché se guardo gli anni in cui tu mi hai detto che hai cominciato a prendere in mano la situazione, mi immagino questa fase 2003-2007, la fase un po' di scoperta anche di quello che avevi in mano, che però precede esattamente la crisi economica più grossa che abbiamo avuto negli ultimi anni. Quindi poi probabilmente, penso, e poi magari mi smentisci tu, hai dovuto avere anche l'impulso di capire come tenere
il gruppo a un certo livello e come guardare avanti, perché sennò era impossibile resistere in un mercato di questo tipo quando è arrivata poi la crisi del 2008, per cui siete riusciti proprio in quel momento lì a avere il cambio di passo. È stato proprio così, Jacopo, che ci ha salvato in quegli anni difficili dal 2008 al 2011, stati veramente anni complicatissimi, è stata proprio la nostra capacità di proiettarci sul web, è stato quello che veramente ha fatto la differenza, perché da un pubblico ridotto che era quello del locale abbiamo cominciato a mostrarci a un pubblico che cominciava a essere regionale, provinciale, regionale, addirittura nazionale, e poi da lì, finita la crisi, ovviamente abbiamo cavalcato quello che siamo riusciti a fare nel momento più difficile, è diventato molto più facile, certo, è cominciato la discesa, piano, diciamo, ecco. Sì, meno male. Ha cominciato la discesa, esatto. Dopo è arrivata la pandemia che voleva aiutare la situazione, che sono discesa, era troppo semplice. Esatto. Tra l'altro hai nominato la questione del web, ma che è una questione che nel mercato dell'auto penso sia rivoluzionaria quasi quanto adesso ci sia la ricerca dell'elettrico, dell'ibrido, insomma della motorizzazione alternativa. Il web è arrivato proprio ed è diventato una parte preponderante proprio negli anni in cui tu hai preso in mano, perché poi effettivamente, bravo, sì, se pensiamo all'Italia, fino all'inizio degli anni 2000 non c'è stato un arrivo così massiccio, soprattutto della commercializzazione nel web. Adesso viviamo in un'epoca dove la commercializzazione e la pubblicità attraverso Instagram, avere un sito di e-commerce o avere dei siti di vendita di riferimento alle automobili è praticamente la prassi. Anzi, è richiesto di lavorare ancora meglio, perché poi sappiamo che tutti gli utenti che vengono a visitare il vostro sito o che vengono a visitare la vostra concessionaria o che fanno un'operazione con voi, che sia di post vendita, che sia di vendita, lasciano una recensione, danno una stellina, danno 4 stelline, e sembra magari ridicolo raccontato qui tra di noi, ma il valore di quelle poche parole scritte, di quelle stelline, in questo momento nel mercato fa una differenza enorme. Assolutamente, ti confermo che è proprio iniziato in quegli anni, quando appunto dicevo prima 2007-2008, l'attività sul web, che era semplicemente un pubblicare con un piccolo sito, certo, la tua autovettura e mostrarti. Il colpo di grazia l'ha dato un po' la situazione del Covid, perché sostanzialmente siamo arrivati al punto in cui di fatto facciamo le trattative sul web, quindi confermo quello che dicevi tu poco fa, Jacopo, è fondamentale, oggi è la base. Le trattative su WhatsApp, adesso immagino WhatsApp, che ormai per ti forza, mandi le foto della vettura, ti mandi, e quindi tutto ha dato veramente una svolta da questo punto di vista, e confermo anche il discorso della reputazione digitale, che è stato per noi sempre un cavallo di battaglia, che ci ha veramente aiutato in questi anni. Noi chiediamo ai nostri clienti sostanzialmente di raccontare la loro esperienza proprio sul web. So che avete una particolare attenzione, sì, ne abbiamo parlato anche nelle, certo, altre concessionarie, dei vari riconoscimenti che sono arrivati, che avete messo in bacheca, e come dicevi giustamente è quella discesa, perché dopo che hai fatto tanto lavoro, esatto, prima sei riuscito a crearti una base di clientela, una reputazione sul web che ti permette di avere i numeri di cui stiamo parlando, di 5.000 auto annue, di avere 5.000 metri coperti, 5.000 metri scoperti di outlet, di avere il multimarca, per cui è chiaro che non ci si arriva in un giorno, e farlo col web è ancora più complesso, esatto. Forse un po' la pandemia ha accelerato questo assolutamente processo. Accelerato, ci ha messo ancora più in competizione, perché ovviamente il cliente non veniva più fisicamente, non è venuto fisicamente per un sacco di tempo, e quindi tutto avveniva virtualmente su queste piattaforme, quindi dovevi essere in grado di far capire al cliente che quello che vedevano lì esisteva nella realtà, e noi da questo punto di vista mi sento di dire un po' arrogantemente che insomma il prodotto l'abbiamo sempre avuto a terra, l'hai pronto, visto poco fa, sì, pronto, e questo secondo me ha fatto la differenza, cioè, insieme alla vetrina virtuale, poi quando il cliente viene da noi trova la macchina fisicamente, che è perché sappiamo che sul web ogni tanto succede che c'è la vetrina virtuale, ma fisicamente l'auto esiste qualche volta in meno. Sei dovuto essere per forza di cose lungimirante a un certo punto, poi lungimirante di nuovo. Penso sia anche una delle qualità più importanti per un imprenditore, è di guardare a quello che sta arrivando, guardare a quello che dovrà succedere, perché se non hai un minimo di visione
futura fai fatica a rimanere vivo nel mercato, l'avete avuta e con soddisfazione in vari anni, ti chiedo da adesso in poi, dal 2021 in poi, dal post pandemia, cosa volete fare, cosa volete combinare adesso? Complicato adesso, però ci sono tutti i presupposti per pensare che l'ottimismo, la fiducia anche da parte del consumatore, la voglia di tornare a spendere sulle autovetture ci sarà, quindi noi ci stiamo preparando, ci stiamo credendo al futuro, investiremo, il futuro che è sicuramente, dico questa parola che usano molto, green, quindi stiamo attenti al prodotto in questo momento che sta avendo un'evoluzione tecnologica importante e noi ovviamente lo stiamo inseguendo da questo punto di vista, e quindi anche nello stesso outlet abbiamo iniziato a comprare prodotto ad esempio ibrido e anche elettrico al 100% da questo punto di vista, e investiremo nel 2021 e poi nel 2022 su nuove sedi che metteremo a disposizione per avvicinarti ai nostri clienti in altre province, dico Cremona, dico Bergamo, dove accanto ad ogni concessionaria ci sarà sempre un'area, uno spazio dedicato all'outlet multimarca. Quindi adesso diventerà, non so, un po' la modalità che vorrete utilizzare questa, che poi avete provato addirittura come format a coccaglio, perché poi è bellissimo le cose che sì, si ricollegano alla fine, avete provato il format di concessionaria con i vari vostri marchi e outlet multibrand accanto qui a Coccaglio dove è nato tutto, e adesso questo format verrà esportato e replicato da tutte le parti. Esatto. Dove andrà il già esiste Carmelo, nelle sedi che abbiamo, ma dove ci spostiamo portiamo questo format che abbiamo visto funziona molto bene, il cliente diamo un ventaglio di offerte molto più interessanti per lui. Adesso vediamo cosa succederà nel futuro, se dopo l'elettrico arriva l'idrogeno, se dopo internet si inventano la realtà aumentata e avremo le macchine ologramma da provare a casa finta, perché poi magari si arriva anche a quello, ormai la tecnologia. Noi ci saremo anche con gli ologrammi, per cui non ci sarà problema da questo punto di vista. L'importante è che la gente abbia voglia di tornare a comprare le vetture, e l'entusiasmo vedo che sta arrivando lentamente dopo il Covid, sta arrivando. Siamo alla fine di giugno e quindi speriamo che la situazione da qui in poi si normalizzi sempre di più, almeno si ritorni a quello che abbiamo vissuto, a quello che abbiamo sempre visto fino al 2019, come ricordava Paolo, che io ringrazio. Andiamo te, due minuti in pubblicità e poi torniamo sempre qui dal gruppo Carmelia Coccaglio. Eccoci rientrati all'outlet multibrand del gruppo Carmeli qui a Coccaglio. Abbiamo appena accennato il discorso con Paolo Carmeli, ma adesso dobbiamo entrare nel vivo. Le avete viste le immagini, vogliamo spiegare come funziona. Non c'è persona migliore per spiegarvi come funziona l'outlet del responsabile Federico. Buonasera Federico. Buonasera Jacopo. Allora Federico, intanto cos'è? Cos'è un outlet multibrand? Giusto perché ne abbiamo toccato con Paolo, però effettivamente diciamo possiamo definirlo un centro dell'usato con la possibilità di acquistare auto di qualsiasi marchio possa esserci la disponibilità o la necessità o la richiesta. Una definizione abbastanza corretta. Assolutamente sì, l'outlet del gruppo Carmeli rappresenta infatti tutte le marche che sono presenti nel mercato. Uno dei principali punti di forza di questo outlet, come anticipava prima Carmeli, è sicuramente il nostro stock, perché oggi è veramente molto difficile trovare una concessionaria che abbia oltre 1000 vetture in pronta consegna e che dia la possibilità ai clienti di vedere e toccare con mano la vettura che si stanno attingendo a comprare. Ma io ti chiedo poi proprio esattamente, se io vengo all'interno dell'outlet, l'avete visto nelle immagini, parliamo di un capannone, l'avete visto a due campate di 5000 metri, dove io tra l'altro sembra di camminare nel set di Fast and Furious, visto che è uscito adesso Fast and Furious 9, dove hai tutti i musi allineati e vedi tutto. Esattamente, al di là del fatto che siano tutti brand, che tipologia di veicoli trovo? Qualsiasi? Allora, esattamente, l'outlet del gruppo Carmeli è strutturato per offrire ai clienti che si avvicinano al gruppo Carmeli le vetture più vicine alle proprie esigenze. Noi siamo strutturati per poter ordinare le vetture
vetture che i clienti vogliono nuove. Abbiamo un prodotto a chilometro zero che viene acquistato ogni mese in un vero e proprio mercato. Quindi ogni mese. Noi infatti abbiamo sempre le versioni ultime che sono uscite sul mercato. Riusciamo ad aggiungere in clientela anche il 40% di sconto sulle vetture a chilometri zero. Oltre al prodotto nuovo e al prodotto chilometri zero c'è tutto il mondo del prodotto aziendale. Queste sono vetture di 12, 24, 36 mesi con un chilometraggio assolutamente certificato, e a fronte di queste vetture c'è addirittura anche la garanzia residua del costruttore, quindi vendiamo la macchina aziendale con la garanzia esattamente come se fosse nuova. Infine all'interno dell'outlet c'è il mondo delle permute. Le permute sono le vetture che noi andiamo a ritirare dai nostri clienti. Certo. Queste vetture, Jacopo, vengono controllate con oltre 100 test in modo tale da garantire la totale serenità al cliente che si avvicina al nostro outlet, che la vettura che acquista sia totalmente garantita e funzionale. Anche perché immagino che sulla parte, diciamo, dell'usato, del chilometro zero della permuta, come già detto in un paio di occasioni, la cosa più importante è la sicurezza di quello che comprano. Se tutti sappiamo, adesso io online vedo un miliardo di automobili, posso andare a vederle fisicamente, c'è chi si porta dietro il meccanico di fiducia per andare a controllarla, perché poi effettivamente non sai quello che compri. Vengo da te, Federico, e invece vado a comprare qualcosa che so, come dicevi, che ha fatto 100 test, che ha una garanzia, che so, perché sai, lo scoglio un po' dell'acquisto dell'usato mentalmente per il cliente è sempre quello: comprare ma essere sicuro che l'usato valga, non dico come il nuovo, però... Assolutamente, è un po' quello lì, penso, lo scoglio da superare psicologicamente con il cliente. Hai ragione, ed è per questo che nell'outlet del gruppo Carmeli è stato creato un team preparazioni che è coordinato da un responsabile con tutto un gruppo di meccanici, e noi facciamo delle selezioni in base al chilometraggio, all'anzianità, alla tipologia della vettura. Queste selezioni sono molto rigide perché appunto per noi è fondamentale garantire al cliente un'esperienza importante di acquisto, che sia una vettura nuova, chilometri zero o una permuta. Questo ci porta ovviamente a selezionare le vetture in modo molto rigido, ma abbiamo la sicurezza che quando pubblichiamo una vettura, la mettiamo in vendita, il cliente che viene da noi e che acquista è sicuramente soddisfatto. E tra l'altro ti snellisce anche un po' la filiera del lavoro, perché chiaramente andando ad acquisire o a selezionare auto che sono messe in condizioni di un certo tipo, sì, ti riduce anche il lavoro dell'officina, dei controlli, dell'ordine dei pezzi, sì, di ricambio, insomma non è una cosa... Un'altra curiosità che ho avuto nel camminare sotto all'interno del capannone, ci sono praticamente qualsiasi tipologia di auto, e penso che la scelta di avere queste 1000 auto in stock, di avere questa dimensione, sia stata perché le esigenze del cliente adesso sono infinite e completamente diverse una dall'altra, nel senso che c'è la signora che vuole la city car, la signora di Chiari che invece ha bisogno della macchina per prendere la Brevemi tutti i giorni, poi c'è il commesso viaggiatore, per cui dovete anche avere una varietà di tipologie di modelli molto molto ampie, immagino. Assolutamente, Jacopo, il nostro stock è strutturato sull'analisi del mercato, lavoriamo quotidianamente per avvicinarci alle esigenze dei clienti che cambiano costantemente, e siamo in grado di offrire nella famiglia delle city car vetture di volumi come le 500, le Lancia, okay, Y, le Panda. Poi ci avviciniamo al mondo della famiglia con vetture più spaziose come la 500L, la 500X, Renegade, Compass, okay, e poi c'è l'area delle vetture premium con vetture come Stelvio, Evoque, Audi A4, Mercedes GLC. Ovviamente l'outlet è green e quindi siamo in grado di proporre le vetture a chilometro zero e alcune anche aziendali assolutamente nella gamma ibrida o full electric. Full electric. Infatti a brevissimo avremo in arrivo poi delle 500 full electric con dei prezzi veramente molto molto interessanti. Anche perché purtroppo il famoso sconto, diciamo il famoso bonus del 40% sull'elettrico poi non è esattamente transitato attraverso le varie finanziarie, per cui anche il mercato dell'elettrico è cambiato completamente. Parlo di questo 2021 dove ci si aspettava delle facilitazioni grossissime, alcune sono arrivate, alcune meno, per cui anche il mercato dell'elettrico a prezzo pieno non è proprio così semplice come si aspettavano. Assolutamente, infatti sono vetture
le ibride e le elettriche, che veramente con il mondo del chilometro zero vengono vendute sempre molto rapidamente, appunto per questo discorso degli incentivi che non sempre sono presenti. Abbiamo raccontato un po' come funziona, Federico, però io voglio capire anche perché io dovrei venire da Federico all'Outlet a Coccaglio e non andare su internet a scegliere un posto qualsiasi, quali sono le caratteristiche che rendono questo outlet, per esempio multibrand, unico nel suo genere e diciamo la scelta preferenziale dei clienti, perché l'abbiamo visto online, e magari anche la mia scelta preferenziale. Ti rispondo con una battuta: sicuramente se vai su internet ci trovi su tutte le car line di tuo interesse, siamo in prima pagina sempre e costantemente. Sicuramente ti dico, guarda, i punti di forza, torno a ripeterlo, perché veramente il mondo dell'auto è un mondo molto complesso e per noi avere 1000 macchine a stock è un impegno, un investimento da parte della società che comunque crede in questo brand e ci garantisce quindi il sostentamento per avere queste vetture. Questo dà al cliente però la possibilità appunto di vedere concretamente la vettura. Il cliente viene da noi per il discorso web, uh-huh, dove noi comunque siamo assolutamente sempre con dei posizionamenti molto interessanti, ma alla base di tutto c'è comunque uno studio del prezzo che permette ai clienti di fare veramente l'affare. Di avere della convenienza economica nell'acquisto. C'è la convenienza economica e soprattutto su modelli che sono i modelli che sono attualmente presenti nel mercato del nuovo. E quindi sicuramente lo stock, il prezzo e poi la qualità nel rapporto che abbiamo con il cliente, perché per Gruppo Carmeli è fondamentale la completa soddisfazione del cliente. E come funziona questo adesso? Noi sappiamo dei premi, sappiamo delle stelline, può voler dire tutto, può voler dire niente, può voler dire che Federico è il più grande venditore del mondo, io mi sono trovato bene con lui come mai nessuno nella mia vita, come può voler dire che il servizio è stato ottimo per quanto concerne l'operazione piccolo o grande che abbia dovuto fare. E quindi ti chiedo come funziona effettivamente l'utente che arriva, che vuole comprare l'auto, con chi parla. Allora, noi abbiamo impostato tutta la nostra area commerciale attraverso dei metodi e dei processi che iniziano con il consulente commerciale che riceve il cliente, che può essere una telefonata, una mail, mm-hmm, o fisicamente in un messaggio WhatsApp, un messaggio WhatsApp, Facebook, su Instagram. Esatto, assolutamente. I nostri consulenti commerciali sono tutti dei professionisti, sono in grado di indirizzare il cliente verso l'acquisto migliore per lui, perché molto spesso la gente, soprattutto sulle motorizzazioni, fa molta confusione, quindi vogliono la macchina diesel però magari fanno poca strada. Esatto, ho individuato quel segmento di lavoro lì, è diventato fondamentale comprendere qual è la tua esigenza. Tragitto medio giornaliero, vado da casa al lavoro, da lavoro a casa è finita lì, la domenica non vado mai al lago, perché capire quanti chilometri fai e che tipologia di auto vuoi o che tipologia di passeggeri hai ti aiuta a capire che tipologia di auto comprare. Quindi questo indirizzare dei vostri consulenti commerciali penso sia fondamentale adesso per capire dove andare. Sì, perché la policy del Gruppo Carmeli non è quella di vendere la macchina, ma è quella di costruire un rapporto con il cliente che poi duri nel tempo, e quindi il modo migliore per iniziare il rapporto è sicuramente quello di consigliarlo nel modo migliore, avendo poi noi la possibilità di spaziare su tutti i marchi. Comunque è un grossissimo vantaggio, perché possiamo poi comprare la macchina ad hoc per il cliente nel caso in cui ci fosse un'esigenza. E quindi primo step, consulente commerciale che ricontatta. Esatto. Secondo step, una volta stipulato l'accordo commerciale, abbiamo un back office con delle impiegate e ogni impiegata segue, o meglio coccola il cliente dal momento in cui viene fatto il contratto al momento in cui viene fatta la consegna, quindi se c'è un finanziamento, se c'è la permuta da ritirare, tutto questo processo il cliente che sceglie il Gruppo Carmeli ha un numero di telefono, una persona di riferimento che la segue costantemente per tutta l'esperienza che fa in Gruppo Carmeli. Poi finalmente vengo a ritirare l'auto, che può passare un giorno, 10 giorni, un mese, qua dipende chiaramente dalla tipologia di auto, da tutto. Nel corso ritiro l'auto. Esatto.
fatto. Nel corso degli anni abbiamo capito che per i clienti è veramente molto importante ed emozionale il momento in cui finalmente ritira la vettura che ha aspettato da tanto tempo. E abbiamo inserito dei consegnatori, sono dei ragazzi, dei tecnici che vanno a spiegare la macchina che il cliente acquista nel dettaglio, in modo tale che il cliente possa, una volta uscito dal gruppo Carmeli, avere la consapevolezza a 360 di quello che è in mano, di tutto quello che è in mano. Anche questo, ti dico, una cosa che non è assolutamente scontata, che abbiamo visto nei feedback che ci danno i clienti, che lo apprezzano veramente tanto. Anche perché bisogna dire che le auto di nuova generazione stanno diventando veramente complesse da utilizzare. Adesso si va un po' oltre la leva per aprire il cofano e il Bluetooth che attacchi col cavetto. Adesso veramente ci sono alcune macchine che hanno dei libretti di istruzioni di queste dimensioni, il computer di bordo, per cui avere qualcuno che ti spiega poi come utilizzare la macchina che vai a prendere senza dover star lì tutte le sere dopo cena a leggerti un manuale è un discreto vantaggio, e penso che questa cosa aumenterà sempre di più perché la tecnologia sta prendendo piede nel mercato automobilistico in maniera preponderante. Assolutamente, esattamente come dici tu. È proprio e così. Poi dopo la consegna c'è anche un post vendita, immagino, perché anzi mi dicono, colleghi mi dicono che la cosa più facile adesso è vendere l'auto, la cosa più difficile è tutto quello che può succedere dopo e mantenere il cliente contento anche dopo avergli venduto l'automobile. Assolutamente sì, il post vendita dell'outlet del gruppo Carmeli è presente in tutte le sedi del gruppo Carmeli e quindi è presente sul territorio in modo tale che i clienti possano veramente avvicinarsi a noi a seconda della zona dove hanno acquistato la vettura. Abbiamo un ufficio qualità dedicato esclusivamente ai clienti con un numero che è sempre attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, dove il cliente può scrivere, può contattarci e il gruppo Carmeli è sempre presente per rispondere a tutte le interrogazioni del cliente. La policy del gruppo Carmeli è quella di avere il cliente completamente soddisfatto ed è per questo motivo con entusiasmo che ti dico che abbiamo ogni anno oltre 10.000 clienti che sono contenti di aver comprato in gruppo Carmeli e lo manifestano appunto attraverso le recensioni, certo, piuttosto che dai, i feedback. Considera che in Autoscout siamo nei primi tre in Italia. E questo è un risultato assolutamente molto anche perché stiamo parlando in Italia, tra l'altro, cioè, il livello di soddisfazione del cliente che, come ricordava prima Paolo, arriva non solo da Brescia, non solo dalla provincia, non solo dalla Lombardia, adesso ormai ha aperto le porte a tutta Italia. Noi ci prendiamo altri due minuti di pubblicità, io ringrazio Federico, ma li ritroviamo tra poco per la parte finale di questa puntata di Tutto Motori. Eccoci rientrati per l'ultima parte di questa puntata di Tutto Motori. Ho cambiato questa volta, ne ho presi due di ospiti, così ce li ho tutti e due, li avete visti nei due blocchi precedenti, ma adesso prima di fare due chiacchiere con loro conclusive, voglio farvi vedere effettivamente cosa c'è e come funziona il capannone che c'è sotto di me. Come funziona l'outlet? Abbiamo Angelica che vi fa vedere una serie di auto tutte da vicino, così potete toccare quasi con mano quello che potrete venire a vedere qui a Coccaglio. Benvenuti, sono Angelica Angioni, consulente alle vendite del gruppo Carmeli. Nell'outlet del gruppo Carmeli è possibile trovare oltre 50 modelli per ogni car line su pronta consegna. Per quanto riguarda le nostre vetture, inizierò ad elencarvi alcune in pronta consegna, tra cui una 500 classica, colore bianco gelato, un allestimento Connect. E per quanto riguarda invece chi cerca uno stile più raffinato, abbiamo una Dolce Vita caratterizzata dalle sue cromature, abbiamo poi una Sport e una Cross per chi cerca un attimino un allestimento più sportivo. Infine avremo una anche E-Google. Passiamo poi alla 500X, dalle linee sicuramente più sinuose. Per quanto riguarda la 500X, anche questa è un 1.6 multijet, è un diesel,
e anche in questo caso abbiamo una vettura multi accessoriata, una Connect, abbiamo poi una Urban in tranquillamente e una Sport o una Dolce Vita. Abbiamo poi un top di gamma di Alfa Romeo, che è l'Alfa Romeo Stelvio, la T4 veloce, dalla sua linea accattivante e allo stesso all'interno molto sportiva. Passiamo infine a un MAS che è rappresentato dalle sue linee particolarmente squadrate, è una Jeep Renegade, anche questa versione limited, quindi multiaccessoriata. Passiamo ora al mondo delle aziendali, dove presentiamo una 500L caratterizzata dai suoi ampi spazi, ideale per famiglie e non. Abbiamo a seguire una Fiat Panda City Cross multiaccessoriata, ideale per ogni tipo di esigenza e caratterizzata dal suo frontale molto imponente. Passiamo infine a una Fiat Tipo City Life, possiamo poi trovarla nelle versioni Sport e Cross. Partiamo ora a elencarvi il nostro mondo delle permute e partiamo con una Skoda Kodiaq Executive nera con circa 40.000 km del 2019. Passiamo poi a un modello di Volkswagen, la Tiguan grigio scuro con circa 80.000 km del 2018. Andiamo poi su una linea più elegante e raffinata di Mercedes, dove presentiamo un CLA e una 220 Premium, rispettivamente con i loro 50.000 km, una del 2018 e una del 2019. Infine, un intramontabile Golf Highline con i suoi 75.000 km, colore bianco del 2017. Abbiamo visto le macchine da vicino, abbiamo visto la presentazione di Angelica. Intanto ti chiedo, Federico, com'è andata secondo te la presentazione di Angelica? Ti è piaciuta questa panoramica di una parte, tra l'altro, perché sappiamo, l'abbiamo detto già più volte, di uno stock di 1000 automobili, ne ha fatte vedere una decina, ma giusto per far capire qual è la varietà di cui parlavamo prima, di quello che si può trovare qui nell'outlet multibrand. Sì, assolutamente, è molto difficile rappresentare quello che si può trovare avendo oltre 1000 macchine, ed è per questo che i clienti devono venire abbiamo da noi. Dato un assaggio, esatto, abbiamo dato un assaggio aspettando che i clienti poi vengano da noi a vederle di persona. Io adesso ho una curiosità da chiedere a Paolo. Sì. Abbiamo parlato del Carmeli che adesso vende in tutta Italia, in tutta Lombardia, abbiamo parlato di una futura apertura a Cremona, di gente che viene da tutto il mondo. Io che vado sempre a curiosare sul vostro sito, lo sa, il vostro detto marketing, perché poi gli faccio le domande collegate, ho visto che c'è questa opzione che voi avete chiamato click and drive. Assolutamente. E voglio capire come funziona, così se me la spiega Paolo almeno capisco come funziona, perché forse ho capito ma preferisco che me la racconti Paolo. Click and Drive è un'ultima creatura di Gruppo Carmeli, è un voler dematerializzare completamente la carta, cioè evitare qualsiasi tipo di documento cartaceo durante l'acquisto della vettura, e soprattutto riuscire, grazie purtroppo al Covid, a lavorare a distanza con il cliente senza farlo venire per nessun tipo di firma piuttosto che altro. Quindi a distanza con un semplice smartphone il cliente può firmare il contratto, mandare la documentazione, le fotografie, fotografie dei documenti, e poi viene esclusivamente nell'ultima parte sostanzialmente a ritirare la vettura, ma tutto il processo precedente lo può fare. Se addirittura non volesse venire fisicamente in concessionaria, Click and Drive prevede anche una consegna a domicilio in tutta Italia all'interno del suo pacchetto, quindi completo il servizio. È una cosa unica, cioè tu praticamente io mi trovo a Siracusa, adesso ho scelto un posto a caso perché andiamo in vacanza in Sicilia quest'estate, decido che devo cambiare l'auto, scelgo l'auto dal cellulare, io come tutti gli uomini tecnologici del 2021 ho la firma digitale, bravissimo, tutti i documenti già pronti nel mio cellulare, contatto Federico, faccio tutto e lui viene a portarmela a Siracusa. Assolutamente. Attenzione che Federico mi toccherà offrirgli un pranzo se mi porta l'auto, però è così, quindi avete poi degli incaricati che vanno anche allora, a fare la consegna sul posto. Sì, noi abbiamo dei Carmeli Point che sono distribuiti su tutto il territorio nazionale, presso i quali i clienti possono avvicinarsi per il ritiro della vettura, e nel caso soprattutto abbiano una vettura da permutare, perché uno dei limiti grossi di questo tipo di vendita è
è il momento di il cliente di Siracusa che deve dare una macchina in permuta e ritirare la sua, e ritirare certo. la sua, e diventa una criticità, quindi questo diventa un blocco certo. per la parte web. Noi abbiamo superato questa parte attraverso questi Carmeli Point che sono dislocati in tutta Italia. Il cliente può quindi portare la sua vettura che viene periziata da un nostro incaricato, viene fatta la quotazione ed è una trattativa come se fosse qui esattamente a Coccaglio. Oltre a questo, per i clienti più esigenti abbiamo anche invece la consegna a domicilio, quindi sì. se un cliente la vuole veramente a casa, e ci è capitato più volte di fare anche in occasioni di regali e anniversari, portare proprio la macchina col fiocco, col fiocco cliente in tutta Italia. Classica scena da film americano, auto col fiocco. Esatto, è arrivato il carro attrezzi, ha scaricato la macchina e il cliente non è mai venuto da noi, abbiamo ritirato la vettura e ovviamente ha concluso tutto con 5 stelle. Ovviamente, a parte i consigli automobilistici, ora vediamo anche i consigli per gli anniversari e per come esatto, sistemare esatto. il vostro anno, le questioni dei regali alla moglie. Ho un'ultima curiosità, perché abbiamo sì. giusto proprio 2 minuti ancora a disposizione. Ne abbiamo parlato prima, ma io voglio, ne abbiamo parlato prima con Paolo a microfoni spenti, ma io volevo capire anche, siccome ci abbiamo girato intorno al discorso, ma come fate ad avere queste 1000 auto, a selezionarle, ad averle qui di diverse tipologie, le auto nuove a chilometro zero che sono al mercato adesso? Cioè, non è proprio una passeggiata, penso, dal punto no. di vista organizzativo, poter mettere a disposizione di Federico questa tipologia di parco auto. Assolutamente, abbiamo dovuto nel tempo strutturarci. Abbiamo un vero e proprio ufficio acquisti con dei buyer che si muovono sia sul territorio nazionale che sul territorio, diciamo, europeo, per cercare i migliori prodotti, ed è una continua, costante ricerca di questo prodotto per trovare, come diceva prima Federico, il prodotto giusto, la car line giusta, il prezzo giusto, la motorizzazione giusta, e per fare questo ci vogliono persone dedicate che ogni giorno alla mattina si svegliano e pensano soltanto a quello, e questo è quello che ci ha permesso oggi di arrivare ad avere questo tipo di stock sostanzialmente. E tra l'altro, se tu pensi che mentre tu mi racconti questa scena, no? mi parli di questo ufficio di buyer, io mi immagino la scena di Wolf of Wall Street con tutti i buyer azionistici tutti al telefono, me la immagino tradotta nel mondo dell'automobile. È più o meno così, Federico? È una cosa che funziona più o meno così? C'è un mercato selvaggio in questo modo? L'esempio calza assolutamente, perché è un vero e proprio mercato di domanda e di offerta, e soprattutto a certi livelli, come è arrivato oggi Gruppo Carmeli, diventa veramente complesso poter garantire un vantaggio cliente del 40% su una vettura che è la versione che comunque è in corso di vendita presso i concessionari del nuovo, e quindi c'è veramente un lavoro eccezionale, sempre a fronte di un investimento importante, che ci permette di avere poi la disponibilità per fare poi le operazioni, perché comunque va bene cercare la macchina, ma poi bisogna comunque comprarla e portarla a terra. Io avevo, era una curiosità, però me certo. l'ero proprio immaginata così, Paolo, mi piaceva sapere come funzionava, perché poi penso sia un momento fondamentale per strutturare, per riuscire ad avere questa tipologia di outlet, fosse proprio passare da strutturare così la parte dell'acquisizione. Assolutamente. E allora non potevamo non raccontare questo dettaglio, anzi forse l'anno prossimo, se riusciremo, vi faremo parlare anche con uno di questi buyer, che non è detto che abbia il tempo di farlo, visto i ritmi uguali a quelli di Wall Street. Io ringrazio Paolo Carmeli per avermi fatto compagnia. Grazie Jacopo, grazie a te. Ringrazio Federico Di Lado per avermi fatto compagnia. Grazie mille Federico. Un saluto e ringraziamento anche da parte di Jacopo Bianchi per questa puntata e per questa stagione di Tutto Motori. Abbiamo concluso, ci vediamo l'anno prossimo.